Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Oggi vi parlo dei pomodori Siccagno, non so se li conoscete, sono pomodori siciliani e hanno alcune particolarità come quelle di crescere in assenza di acqua in un terreno arido con un clima veramente proibitivo. E ve ne parlo dopo la sigla e vi spiego alcune caratteristiche di questo video. Eccoci sul canale. Allora, questo video si svilupperà così e vi spiego il perché. Ho acquistato queste piantine, adesso siamo all'inizio di maggio, le ho acquistate online, quindi su 24 piantine alcune sono arrivate rovinate come questo, ma l'avevo messo in conto, quindi questa l'ho tenuta per farvi vedere i danni della spedizione, ma non è colpa sicuramente del distributore. Mi rendo conto che spedire delle piantine di pomodoro è un'impresa ardua, quindi l'ho messo in conto e buonanotte. Non ho neanche detto nulla, al rivenditore perché tanto bisogna anche andare incontro un attimino ai problemi logistici che ci possono essere. Allora, dal momento che le ho prese adesso e per parlarvene, secondo la mia esperienza, dovrei aspettare la fine dell'estate, non mi metterei nelle condizioni di provarli anche voi. Allora faremo così. Questa è l'unica immagine che vedrete mia, ripresa da me. Tutto ciò che vedrete dopo sono immagini prese dal web, caratteristiche del prodotto prese dal web e cerco in questo modo di spiegarvi in cosa consiste il pomodoro Siccagno. A fine estate vedremo un attimino invece secondo la mia breve esperienza su questo prodotto e poi tiriamo le somme e vediamo se vale la pena o no. Allora, innanzitutto il pomodoro Siccagno è un pomodoro, come vi dicevo, della Sicilia. Ha la caratteristica di crescere senza acqua in terreni molto aridi con poche precipitazioni. L'ho voluto provare proprio per questo motivo. Ha un altro pregio: non è una pianta a crescita indeterminata, quindi è determinata, ovvero cresce a cespuglio. Non bisogna fare nulla. È una pianta che non richiede niente, neanche la sfeminellatura. Quindi è veramente allo stato brado, insomma. Si danno le prime innaffiature dopo la messa a dimora, si lascia crescere la pianta e, per come ho letto io, soltanto in casi veramente di emergenza, di lunghe settimane di siccità, si dà una irrigazione di emergenza, così la chiamano. Vi spiego brevemente in cosa consiste questo pomodoro. Il pomodoro ha una forma allungata con l'apice appuntito, è di un buon colore rosso, è talmente ricco di sostanze nutritive e di un gusto deciso che se si fa la salsa, che è la sua funzione principale, non richiede neanche l'aggiunta di sale. Diciamo che una volta che si assaggia la salsa senza mettere condimenti è già saporita di per sé, poi ovviamente va a gusti. È ricco di vitamina A e C, di sostanze antiossidanti, tra cui licopene, più o meno ce l'hanno tutti, ma questo è in particolarmente concentrato. Questo perché, non avendo molta acqua a disposizione, le sostanze nutritive sono concentrate. Come vi dicevo, è un prodotto prevalentemente da salsa. Io l'ho voluto provare perché, siccome faccio la passata ogni anno, avere una pianta che mi richiede pochissima acqua e poca manutenzione, come vi dicevo, non vanno neanche tolti i getti ascellari, è un guadagno enorme in termini di tempo e di risorse idriche. Ogni pomodoro ha un peso medio di circa 80 grammi. Ora veniamo alle note dolenti, cioè ai difetti di questo pomodoro che ne hanno un po' determinato la scomparsa fino in questi ultimi anni dove è stato riscoperto. La resa per ogni pianta è molto bassa. Leggevo da qualche parte che è circa un decimo dei pomodori, delle piante di pomodori normali, quelli a crescita indeterminata, quelli che usiamo tutti, che vengono su un'altezza che dobbiamo incannare. Quindi fa pochi frutti per ogni pianta. Questo è il lato negativo ed è quello che ha spinto i produttori che lo vendono, quindi che ci devono guadagnare, a passare ad altre coltivazioni perché il guadagno su queste è veramente scarso. Ecco perché questo pomodoro è sempre stato coltivato in ambiente familiare, dove si mettono piante in più. Onestamente, se la resa è bassa, se si ha un po' di terra a disposizione, il problema non sussiste, si mettono piante in più e passa la paura. Allora, il terreno richiesto da questo tipo di pomodoro è ricco di sostanza organica, di medio impasto. Ovviamente anche questo è una cultivar che richiede sostanze organiche da interrare nel terreno 2-3 settimane prima della messa a dimora. Sono sostanze a lenta cessione con azoto, fosforo e potassio. Ecco, bisogna fare attenzione alle temperature di coltivazione. Sotto 5 gradi la pianta rischia di morire, quindi io che abito nel centro Italia e ad aprile ha fatto veramente freddo, siamo scesi ben oltre 5 gradi di notte, ho dovuto attendere, come ogni anno tra l'altro, e queste le metterò adesso a maggio, da metà maggio in poi le metto nel terreno dove di notte arriviamo intorno ai 10-12 gradi. Distanza di coltivazione, 60 cm tra una piantina e l'altra, si può arrivare anche a 80 cm e circa 100 cm tra una fila e l'altra, che è più o meno
la distanza delle piante di pomodoro che utilizzo io. Di solito metto dai 50 ai 60 centimetri tra le piantine, 1 metro circa tra le file, perché mi serve anche come corridoio per il passaggio. Bisogna fare attenzione alle erbe infestanti che vanno in concorrenza, quindi o si usa una buona pacciamatura, se vi interessa ho fatto alcuni video, paglia, sfalci d'erba, teli di plastica che io sconsiglio. Io uso i teli di plastica sì, ma quelli traspiranti me li porto di anno in anno, ormai sono già 3-4 anni che li uso sempre gli stessi, oppure ci sono quelli in biodegradabili. Se volete, cioè, vi lascio qui un approfondimento sul blog dove c'è tutto ciò che vi serve per capire che tipo di pacciamatura usare sul vostro terreno. Se vogliamo dargli un po' d'acqua, ovviamente o l'irrigazione di emergenza, come vi ho detto prima, o comunque con l'impianto a goccia, molto raramente si tiene un po' umido il terreno, proprio che non si spacchi, non si crepi, ma questo è fatto apposta per vivere in terreni veramente con climi aridi. Per quanto riguarda le concimazioni, quelle periodiche, ogni 10-15 giorni bisogna utilizzare concimi con azoto, fosforo, potassio, ferro, calcio, magnesio e microelementi. Io utilizzo su queste, ho già messo solo Biol, che mi serve per dargli un boost subito. Poi utilizzerò o il Solabiol o lo stallatico pellettato. Lo stallatico pellettato ogni 15 giorni personalmente lo utilizzo in forma liquida, lo sciolgo, c'è un video apposito, vi lascio anche qui il riferimento all'articolo del blog, ed è di rapido assorbimento. Dal trapianto occorrono circa 80 giorni, clima permettendo, per avere il raccolto. Ogni pianta produce circa dai 2 ai 5 kg di frutti, quindi come vedete non è molto, però io ho voluto fare questo test per vedere prima di tutto se si è adatta al mio clima e poi per raccogliere i semi, se questo funziona, raccolgo i semi e l'anno prossimo comincio a coltivare anche questo pomodoro in modalità un po' più massiccia, soprattutto in zone dell'orto dove non arrivo con l'irrigazione. Per quanto riguarda la lotta alle patologie principali e agli animali infestanti, quest'anno farò così: darò un primo trattamento di poltiglia bordolese al momento del trapianto, poi basta con la poltiglia e farò poi in seguito il trattamento scaglionato di 15-20 giorni a seconda anche delle piogge con il Tristri prodotti. L'anno scorso era BioKey, quest'anno magari di altre marche, tanto sono tutti simili, con tannino di castagno, caolino e bentonite. Rivesto le piante, queste diventano di un colore bianco e non attirano più gli animali, gli insetti nocivi, respingono i raggi del sole e le muffe tendono a non attaccarsi alle foglie, quindi abbiamo un triplice effetto. L'anno scorso mi sono trovato molto bene, se volete c'è il video e l'articolo sul blog, potete approfondire. Bene, chiudo qui questo video, è stato solo un video di presentazione, magari anche un po' noioso se volete, perché di mio vi ho mostrato poco, mi dispiace per questo, ma così avete la possibilità, se siete curiosi, di acquistarli online. Io li ho presi su eBay, vi lascio però anche qui l'indirizzo dello stesso sito che li vende direttamente fuori eBay. Non ci guadagno nulla, non è un video sponsorizzato. Se vi interessa potete provare ad acquistare qualche piantina, mettete in conto che qualcuna arriva rovinata, quindi magari ne acquistate qualcuno in più. L'errore comunque l'ho commesso anch'io di trapiantarle dopo un paio di giorni dall'arrivo. Tenete conto che arrivano in questa confezione, qui dal Giardino delle Meraviglie le ho acquistati, stati molto celeri, molto bravi. Però io ho sbagliato a non trapiantarli subito, le ho lasciate un paio di giorni in questa confezione, ovviamente le ho irrigate, le ho bagnate, però è bastato. Si stanno riprendendo adesso che le ho trapiantate l'altro ieri. Questa è la situazione che può capitare con i danni della spedizione, oppure appunto che la piantina soffre perché sta 2 o 3 giorni chiusa in una scatola e bisogna anche capirlo. Bene, spero che questo video vi sia stato utile. Ci rivediamo a fine stagione con i risultati di questa cultivar. Vediamo come mi trovo, darò le mie impressioni. Spero che siano buone, così che l'anno prossimo con i semi salvati possa andare avanti con questa coltivazione. Se vi è piaciuto questo video, volete lasciare un like, ve ne sono veramente grato. Se volete iscrivervi al canale, siete in tanti che guardate e un po' meno quelli che sono iscritti, magari iscrivetevi. Periodicamente, una volta a settimana circa, cerco di uscire con un nuovo video. Spero cose interessanti, secondo la mia modesta esperienza, quello che riesco a fare. Dove non arrivo chiedo aiuto, dove invece arrivo vi dico quello che sono riuscito a imparare. Buona giornata, ci vediamo giovedì prossimo.